Ragazzi, non siamo sulla luna e nemmeno in un deserto. Siamo sempre qui, in spiaggia, in un ambiente pieno di vita. Sì, perché anche se la spiaggia ricorda un deserto, in realtà è un ambiente ricco di animali e di piante che vivono sopra e dentro la sabbia, dentro e fuori dall'acqua. Cominciamo dalle dune, quelle piccole montagne di sabbia ricoperte da piante. Ai piedi della duna, verso mare, crescono piante molto esili, filiformi come l'erba del prato. Queste piante costituiscono la vegetazione annuale, cosiddetta perché ogni anno si rinnova. Sulle dune più giovani, chiamate per questo dune embrionali, cresce la gramigna, una pianta dalle foglie pelose che tra maggio e giugno fiorisce, producendo delle spighe simili a quelle del grano. Alle spalle delle dune embrionali troviamo le dune mobili, dove cresce il giglio marittimo, che tra luglio e ottobre produce fiori molto profumati e bianchi come la neve. Sulle dune mobili crescono anche fitti cespugli di una pianta dalle foglie pungenti, chiamata sparto pungente. Le radici dello sparto crescono in orizzontale e in verticale e creano un fitto intreccio con la sabbia che contribuisce a stabilizzare la duna. Nella parte di spiaggia più lontana dal mare possiamo trovare la caratteristica vegetazione delle dune fisse, formata prevalentemente da alberi e cespugli, tra i quali ginepro dalle foglie aghiformi e lentisco, dai caratteristici frutti rossi. Ma come fanno le piante a vivere in spiaggia, dove c'è poca acqua, tanto sale e tantissimo vento? Hanno sviluppato stratagemmi ingegnosi, come ad esempio foglie pelose e carnose per trattenere l'acqua, foglie aghiformi per diminuire la superficie esposta ai raggi del sole e limitare la traspirazione, e radici profonde per ancorarsi bene al substrato e raggiungere l'acqua in profondità. Ma ora torniamo al mare. La spiaggia è popolata da animali che sono in grado di vivere fuori dall'acqua. Conoscete ad esempio le pulci della sabbia? No, sono piccoli crostacei simili a gamberetti. Piccoli come un chicco di riso e capaci di compiere caratteristici salti. Non sono facilmente visibili poiché durante il giorno vivono all'interno di gallerie scavate nella sabbia per non disidratarsi, mentre di notte si spostano verso le dune alla ricerca di cibo. Passeggiando sul bagnasciuga o facendo il bagno con maschera e boccaglio, il mondo sottomarino appare in tutto il suo splendore, solo a chi sa osservare con attenzione però. Granchi della sabbia, piccoli paguri che vivono all'interno di conchiglie e piccoli pesci avventurosi possono essere facilmente avvistati anche molto vicino alla riva. La maggior parte degli abitanti del fondo del mare vive infossata nella sabbia. Vermi, piccoli crostacei e tanti molluschi popolano la sabbia da pochi centimetri fino a diversi metri di profondità. Un animale caratteristico che possiamo incontrare sulla spiaggia è la tellina, un mollusco bivalve di forma più o meno triangolare, molto comune sulle spiagge sabbiose. Le telline si nutrono filtrando l'acqua attraverso due piccoli sifoni che tirano fuori dalla conchiglia quando hanno fame. Provate a grattare sotto la sabbia e magari, se siete fortunati, troverete delle piccole telline. Un altro animale che vive da pochi centimetri di profondità fino a circa 20 metri è il verme sabellaria alveolata. Sabellaria vive all'interno di tubi che forma impastando sabbie e conchiglie con il proprio muco. Vive in condomini dall'aspetto simile a un alveare. Insieme ai suoi simili dà vita a un vero e proprio castello di sabbia, una biocostruzione che si staglia dal fondo del mare fino a emergere fuori dall'acqua. Sotto la superficie del mare, da pochi centimetri fino a 30-40 metri di profondità, possiamo incontrare anche Posidonia oceanica, una pianta marina dotata di radici, fusto, foglie, fiori e frutti. Posidonia oceanica, che è una specie esclusiva del Mar Mediterraneo, è capace di formare estese praterie che, come le foreste sulla Terra, sono in grado di produrre ossigeno e catturare anidride carbonica. Le praterie di Posidonia oceanica ospitano un'elevatissima biodiversità
e grazie al denso manto fogliare possono attenuare l'energia delle onde che si frangono sulla costa, contribuendo così a proteggere le spiagge. In autunno Posidonia perde le foglie e queste, trasportate dalle correnti e dalle mareggiate, si depositano sulla riva formando cumuli chiamati banquette, che possono raggiungere anche diversi metri di altezza. Le banquette, che a molti bagnanti non piacciono, sono davvero molto importanti perché forniscono alla spiaggia una protezione naturale dalle mareggiate invernali e dall'erosione costiera. Che vi avevo detto? La spiaggia è viva!